Grazie Presidente, benvenuti a tutti. Come sarebbero le nostre città senza bambini? Come sono le nostre città con i bambini? Siamo sicuri di poter tratteggiare una differenza netta fra queste due condizioni? Sono le nostre città a misura di bimbo o le nostre città sono perfettamente a misura di adulto? Le città di oggi si caratterizzano per le loro numerose barriere visibili, invisibili, gli enormi agglomerati urbani, i pochi spazi verdi che sono regolati, normati, con i divieti, orari. Le strade ormai ci sono state sequestrate, sono state sequestrate dalle automobili. La nostra città si caratterizza per la sua frammentarietà e pericolosità, per i suoi spazi urbani, che non hanno permesso ai nostri bambini di vivere quelle esperienze fondamentali che consentono sia lo sviluppo cognitivo e emotivo della persona e che permettono loro di esprimere al massimo la loro creatività e alla loro socialità. In passato, amministratori politici hanno voluto considerare i bambini più come una categoria sociale, da trattare a parte, come fosse un bisogno da soddisfare per la ricreazione momentanea, destinando loro degli spazi chiusi, preclusi, precostituiti. Questa è proprio l'applicazione concreta del principio che nel corso del tempo ci ha fatti arretrare in una sorta di isolamento sociale e di repressione della creatività, della spontaneità. Quante volte, nel senso, i nostri ragazzi che vediamo oggi, che hanno sempre più opportunità, specialmente dal punto di vista tecnologico, però riscontriamo che non hanno modo di esprimersi nella loro creatività giocando, perché comunque vengono sempre forniti di giochi precostituiti. Ecco, dare libera espressione alla creatività è sicuramente un punto fondamentale per la formazione di quello che è il nuovo capitale sociale, il futuro della cittadinanza. La città negli ultimi 50-60 anni si è sviluppata, ahimè, con logiche di separazione, dove il predominio dell'auto ha contribuito in realtà all'allontanamento delle persone dallo spazio urbano, facendo perdere alla città il suo ruolo di aggregatore sociale. E in effetti, nella costruzione della nuova città, individuiamo con difficoltà quelli che sono le classiche piazze, i luoghi di incontro. È veramente paradossale, pensare che gli adulti che poi difendono tanto dai pericoli i loro bambini, li difendano da pericoli che essi stessi creano. E mi riferisco, insomma, alla vita frenetica a cui ogni giorno, siamo costretti a far subire anche ai nostri figli, con conseguenze, ahimè, talvolta drammatiche. E alcune volte rischiamo anche di dimenticarli con eventi che, ahimè, ricadono nella cronaca dei giornali e che in questo momento, insomma, vorremmo cercare di superare. E nelle stesse nostre famiglie, sicuramente il primo passo è importante da portare avanti è l'ascolto dei nostri figli, l'ascolto dei bambini, l'ascolto delle loro parole, dei loro bisogni, dei loro desideri. È chiaro, che è più semplice e meno impegnativo costruire una città non a misura di bambini, soprattutto quando chi la costruisce è un adulto che agisce nell'interesse, di poteri economici. Fino ad oggi, queste amministrazioni hanno assistito ad eventi anche pensati per i bambini, ma occasionali. Una serie di commissioni istruttorie che abbiamo effettuato con la mia commissione, Cultura, Lavoro e Politiche Giovanili,
Quello che è emerso anche nel dibattito con i vari dipartimenti, con gli uffici, con gli assessorati, è che alla fine mancasse una progettazione strutturata, concreta, che andasse ad individuare gli obiettivi per i diversi ambiti che poi sono trasversali, che rappresentano una risposta, possono rappresentare una risposta al miglioramento della vita e della qualità del bambino. Noi vogliamo insieme a bambini proprio ripartire e coinvolgerli come parte attiva del processo decisionale per ripensare il futuro di questa città, la partecipazione alla vita culturale, sociale, economica, civica, sportiva. E quello che vorremmo promuovere con questo atto è la riappropriazione degli spazi urbani. Fino ad oggi, anche per questioni anagrafiche, i bambini, i ragazzi sono stati esclusi perché non maggiorenni e non sono stati pa resi parte attiva della vita decisionale politica. Ecco, noi vogliamo ripristinare, rimetterli al centro decisionale delle questioni che riguardano la politica di questa città, che li riguardano direttamente. Il nostro impegno è proprio agire in modo tale da programmare degli obiettivi che siano trasversali e che praticano a favore dei diritti dell'infanzia, monitorando e analizzando quelli che sono i risultati con il passare del tempo, passando da analisi statistiche che ci delineano quello che è lo stato attuale, la situazione attuale, per andare anche ad agire, questo ci permette di andare ad agire in maniera più efficace, e analizzando quelle che sono le criticità e le potenzialità. Roma vuole agire nel loro interesse e vuole tenere conto di tutti quei diritti economici e sociali, culturali, politici e civili, del loro diritto all'autonomia, ad essere indipendenti, perché Un io attimo sfido. solo, collega, chiedo Sì. cortesemente il silenzio in aula. Un Io vorrei sapere attimo quanti. solo, consigliere Sì. Calabrese. Prego. Vorrei sapere quanti genitori qui in aula oggi si sentono liberi di lasciare passeggiare i loro figli e magari andare a scuola da soli. Ecco, questo invece è un diritto che abbiamo perso col tempo per un discorso di sicurezza, ma che dovremmo cercare di ripristinare facendo anche un ragionamento con l'ambito della mobilità. E quanti genitori si sentono liberi di lasciare i propri bambini andare a giocare nel cortile sotto casa, sempre che un cortile sotto casa esista, perché ormai sappiamo che specialmente nella nuova città c'è proprio mancanza di questi spazi. Ecco, questo atto coinvolge tutta l'Assemblea Capitolina, tutti noi, tutta la Giunta e tutti i municipi, ma anche tutti i dipartimenti. Si tratta effettivamente di un progetto trasversale che per la prima volta coordina tutti i diversi ambiti di governo e delle politiche istituzionali che riguardano le scuole, le biblioteche, i musei, i parchi, solo per fare un esempio, e che vedrà la sindaca nominare un responsabile che coordinerà questa azione strategica. Una volta attuato tutto questo processo, sicuramente sarà importante darsi degli obiettivi per capire come questa città sta procedendo, l'impatto reale di questi progetti, che effetti hanno sui bambini, sulla città stessa. E partendo sicuramente il primo passo da un riconoscimento di bilancio dedicato per l'infanzia, e questo serve anche per riconoscere a loro una visibilità, sarà importante poi mano a mano programmare sul DUP o sulle linee programmatiche nei diversi ambiti degli obiettivi. Sicuramente un altro passo fondamentale previsto da questo protocollo è la promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia, che riguarda in primis i protagonisti di questo atto, cioè i bambini, ma anche di tutte le persone che girano intorno al loro mondo, quindi dagli insegnanti ai genitori. E sicuramente noi ci impegneremo ad attuare questo percorso. Insomma, serve
un vero cambio di passo, un cambio di prospettiva. Dobbiamo iniziare a guardare la città non più dal punto di vista dell'adulto, ma da quello del bambino. Non sarà semplice, ma ci riporterà a ritornare anche a dei valori più genuini, più semplici, più essenziali, che migliorano non solo la qualità della vita dei piccoli, ma anche del cittadino stesso, perché io credo che in alcuni casi i bambini sappiano rispondere meglio alle esigenze anche degli adulti, perché sono più spontanei, sono più diretti, sono più emozionali. Oggi l'adozione di questo protocollo ha un preciso intento politico. Intende rendere non più il bambino spettatore, ma attore. Un attore protagonista della nostra città. Grazie.